Eccoci qui a commentare purtroppo la prima sconfitta in campionato del Piacenza, battuto 2-0 dalla Folgore Caratese. Sotto la pioggia Andrea Morini a intervistare mister Maccarone per questo KO. A te. Sì, al di là della pioggia che abbiamo preso non è quello il problema. Il problema sono i due gol che abbiamo preso. Abbiamo di fronte a noi Massimo Maccarone, allenatore del Piacenza. Allora, che cos'è mancato oggi la tua squadra? Buttarla dentro, credo, perché penso che dalle tre partite del campionato lo penso che la migliore partita che abbiamo fatto, e paradossalmente abbiamo preso mezzo tiro in porta e abbiamo preso gol. La lettura della partita è questa, perché abbiamo fatto 11 tiri a 2, 65% di possesso palla, però non l'abbiamo buttato dentro, stati più bravi loro e dobbiamo prendere atto di questa cosa qui. Possono capitare queste partite, però preferisco che la mia squadra abbia questo atteggiamento, perché secondo me ha fatto un'ottima partita e giocare così se ne perde poco. E qui ti do la mia analisi della partita, che è leggermente diversa dalla tua. Piacenza benissimo il primo quarto d'ora, in cui avrebbe dovuto segnare, non è riuscito a farlo. Dopo il rigore siete usciti la partita il primo tempo, non siete più riusciti a fare quello che state facendo così bene. Perché comunque l'episodio negativo ti porta via un po' qualcosa. E quindi magari gli ultimi 30 minuti loro erano già partiti un po' chiusi e si sono chiusi ancora di più, e poi comunque è anche difficile poi trovare il guizzo giusto, diciamo così. Poi penso che, come hai detto te, può andare anche bene, però dopo nel secondo tempo abbiamo accelerato. Se un episodio a favore ti dice bene, ritorno un'altra partita diversa, invece poi l'abbiamo portata fino alla fine così. Ma penso che la giornata di oggi, come possono capitare, se stavamo un'altra mezz'ora la palla non entrava. Sì, può essere anche questa occasione, in effetti sono state sempre per i quarti d'ora dei due tempi le cose migliori fatte. Detto questo, l'atteggiamento tattico: si è partito con un 4-2-3-1 cercando forse di mettere D'Agostino più dietro le punte, questa era l'idea, girare come voleva. Sì, no, l'idea era quella di avere due uomini in attacco di spinta più che andavano, che cercavano più a profondità e trovare Dago tra le linee. Ci siamo riusciti molto bene nel primo quarto d'ora, e poi dopo, come ho detto, l'episodio ti cambia sempre qualcosa. Bisogna essere più bravi a reagire meglio in questi episodi negativi, perché nella prima giornata l'abbiamo fatto, ora un po' meno, però io non ho da incriminare niente la squadra, perché ci hanno fino alla fine l'impegno per cercare di riaprirla. Nel secondo tempo sei tornato al 4-3-3, lì sei dimostrato un po' più equilibrio, forse perché stai lavorando di più su quel modulo lì. Sì, perché è un modulo che porta avanti, ma ho sempre provato anche in alcune circostanze il 4-2-3-1. Sono due moduli che possiamo alternare e dobbiamo trovare più l'equilibrio in determinate cose, ma io penso che siamo sulla strada giusta nonostante la sconfitta. Il secondo gol è un'occasione che nelle ultime partite spesso abbiamo dato, cioè l'uomo di nuovo all'interno dell'area. Ci stringiamo un po' troppo su questi cross, non c'è uno che va a vedere fuori. Sì, eravamo troppo schiacciati, l'avevamo anche vista e preparata, però ci può stare che non abbiamo fatto in tempo ad uscire. Però, come ho detto, su un rigore che penso che sia molto dubbio, e su un tiro da fuori che l'ha presa male dentro, possono capitare le giornate così. Cosa hai detto alla squadra? Alla squadra di continuare su questa strada, perché secondo me, se continuiamo a fare queste partite con questo atteggiamento che hanno avuto stasera nonostante la sconfitta, ne perdiamo poche.